per il prossimo futuro o è lontana? Quello è stato un grandissimo errore, al quale noi abbiamo sempre considerato tale, di dire no alle Olimpiadi, io andrò a Parigi e come dire, vedrò quello che sarebbe potuto succedere a Roma, ma noi come dire, ci concentriamo su tutti gli eventi che si possono realizzare, sportivi, culturali, e che come si vede poi siamo in grado di realizzare con ottimi risultati. Quindi poi sulle Olimpiadi vedremo, perché ovviamente sono all'ordine del giorno. Secondo i calcoli, Sindaco, il Giubileo è pari a un giorno o due di Ryder Cup, quindi lei ha detto non abbiamo paura di affrontare questa sfida. Beh, adesso insomma, è complicato fare i calcoli, però naturalmente la presenza che c'è stata proprio nel weekend della Ryder può essere paragonabile a una presenza media durante il Giubileo di persone, quindi questo è stato un buon test anche logistico, anche di gestione di moltissime persone. Chiaramente per il Giubileo sarà così tutto l'anno e poi ci saranno picchi ancora maggiori nei giornate dei grandissimi eventi, però per noi è stato anche un buon test preparatorio e insomma dimostra che Roma è una città rodata, sperimentata, che sa gestire grandi eventi. Signor Sindaco, quando ci sarà il tavolo con i taxi per questa cosa delle nuove licenze? C'era anche la ministra Santanchè che era stata una di quelle che si era lamentata maggiormente. Grazie. Va bene. Grazie. E aspettiamo a termine.